Ci penso io, del 17 maggio. Ci penso io, vai, dargli la segna stampa del 17 maggio. Vai. Cari amici, vicini e lontani, anzi più lontani che vicini, vi parliamo da un posto importantissimo, pensate, sempre questo. Lo possiate vedere qui dietro di noi, e questa è la casa, niente poco di meno, aspetta, dove, aspetta. Dove si nascondevano niente meno che il gatto e la volpe. Vecchio mulino di Veio. Questa struttura qui ha circa 550-600 anni, però sotto ci sono le fondamenta del vecchio mulino etrusco. Questa è la cascata che serviva per far ruotare le ruote della macchina, tutto il meccanismo che permetteva alla mola di... Questa è la forra, laggiù c'è il vate che si documenta. Ci sei? Allora sì, se tu ti avvicini faccio vedere come noi ravvisiamo nel gatto e la volpe Matteo Rezzi e Penis Merdini. Il gatto Matteo Renzi e Penis non Merdini. Angiolino Angiolino è un'altra cosa, quello è veramente Angiolino Jolie. Infatti l'ho detto proprio per quello. Allora vedete, cari amici, cosa c'è scritto qua. Questi credono di fare i furbi, ma sono solo dei coglioni. Guarda bene. Intercettazione di tutta la procura, prova che Babbo Renzi sta molto sul Consip. Allora, la bella pensata, di Matteo Renzi su consiglio di Penis Merdini. Allora, siccome ti intercettano, fai una telefonata a tuo padre invitandolo, no? A dire tutto. A dire tutto. Ma era... Mondati! Sì, ma era una cosa... architettata, ma talmente banale, sì, talmente evidente che c'è solo uno scemo come lui è appunto lui dice adesso facciamo l'intercettazione, così ci intercettano, che io consigliavo mio padre a essere onesto. Ma chi è onesto? A te Matteo Renzi, chi ti ha consigliato? Penis Merdini, ve lo devi dire che ti ha consigliato, hai capito? Oppure quell'altro brav'uomo che adesso è diventato, che fa parte della corte dei miracoli. Della corte dei miracoli di Matteo Renzi, che è quel truffatore che l'hanno cacciato via dalla Formula 1 per le truffe che faceva, no? Ah, l'amico Briatore? Ecco, Briatore, si chiama Ubriatore. In realtà lui dice di chiamarsi Briatore, ma in realtà è Ubriatore. Allora, ecco qui, intercettazione distrutta dalla procura, prova che Babbo Renzi sa molto su cosa. No, ma va ricordato che l'hanno cacciato dalla Renault perché si comprava le gare, bisogna dirlo. Sì, si comprava le gare, la Renault vinceva perché Ubriatore comprava le gare. ONG e profughi, il PD in sabbia l'inchiesta, eccola qui. E dopo avremo modo di dire altre piccole cosette sulla base proprio della rassegna stampa. Qui però c'è una cosa estremamente interessante che vi leggerò in un secondo tempo. Intanto incominciamo a leggere di nuovo ONG, organizzazioni, eccolo qui, non profit, e profughi. Il PD in sabbia l'inchiesta, non vogliono che venga coinvolta l'associazione, ben inteso, di onesti personaggi, pronti sempre a grattare il culo, a vedere, no? Una volta, quando, cari amici, quando ci facevano la visita militare,
ti tastavano i coglioni. Tre giorni ti, e ti mettevano il dito in culo. Sì, no, il dito in culo me lo però mi ha tastato i coglioni, che credo. Quindi, a 6 a 4 di questi negroni gli tastano i coglioni? Nessuno. No, sicuramente. Quelli delle ONG, hai voglia. Tant'è vero che noi abbiamo la riprova. Cari amici, noi abbiamo la riprova su tutto. Questo è Avvenire. Avvenire è il giornale dei organo ufficiale dei preti. Ma guarda il tripudio che c'è scritto qui su Avvenire, guarda. Speriamo che voi riuscite a leggere. Leggere che leggo. Il tripudio. Assolte le ONG, tutti contenti, vedi i preti. Vedi come sono contenti i preti, li hanno assolte. Quindi puoi tastare tranquillamente. 4 miliardi e mezzo di esattamente euro. No, ma anche i coglioni ai negroni. La commissione del Senato, mai più, ma più coordinamento. La commissione del Senato vuole un maggiore coordinamento. Bisogna mandare altre 4 o 5 di ONG, perché insomma solo poche si spartiscono i soldi. Ci sono tante ONG, associazioni ben intese, senza fini di lucro, sono solo bontà. Puri buoni, sono i buonisti, sono autentici cattocomunisti. Metà dei migranti nel 2007 salvata da navi private. Te credo, e se no che cazzo, che discorso è quello? Facevano sgomitate, eccoli qui. Li voglio salvare io, no, lo salvo io, no. Sai le bastonate che ci danno per salvare i migranti? Quando arrivano, no, l'ho vista prima io, Poi si speronano a vicenda. Cari amici, voi la storia non la conoscete, ve l'ho sempre detto, informatevi bene, ma c'è anche Repubblica, ecco qui la Repubblica. Che mette in prima pagina e a tutto titolo la sentenza della Corte Costituzionale o di Cassazione, non mi ricordo più, che dice che loro si devono conformare ai nostri valori. Ai nostri valori. Che c'era bisogno della carta della Corte Costituzionale per capirlo e per si doverlo conformare applicare. I nostri valori. I nostri valori attuali sono il furto, l'omicidio, la deresponsabilizzazione dei responsabili, la inefficienza degli enti pubblici, la inefficienza della magistratura, la sottrazione dei diritti, questi sono i nostri valori. Anzi, ringraziamo Dio che qualcuno di questi negroni, dove stavano prima, capito? E bastonate se le pigliavano, i capi tribù, non si scherza, cari amici. Allora ditelo a tutti. Se vinciamo noi, i migranti li teniamo qui, ma loro signori li mandiamo là, a migrare là, nell'Africa centrale, capito? Agli ordini e a disposizione dei negroni, dei capi tribù, che sono gente degnissima, soprattutto quando prendono la legnata e si testa le cazzi. Un'altra cosa che fa morire da ridere, perché obiettivamente fa solo morire da ridere. USA denunciano le atrocità di Assad. Ecco qua. Ma siete seri? Allora, le atrocità fuori di Assad. Testa, no, hanno detto adesso stanno facendo i forni crematori. Sì, qui i forni crematori. No, quella è l'ultima, prima dello scoppio. È l'ultima. Esatto, non hanno più nient'altro da dire. Però loro non si rendono nemmeno conto che stanno sputtanando una mitologia che dura da... Bene, noi siamo contentissimi, certo, che finalmente emerge la mistificazione assoluta di questa storia qua. Eccola qui, facciamo vedere di nuovo perché è troppo bella. Ai forni, è quella. Ovviamente è chiaro che qui l'operazione è soprattutto contro Trump e noi lo sappiamo perfettamente. Aspetta un minuto perché qui abbiamo qualcos'altro da dire, ma quella dei forni, ragazzi miei, è di una bellezza incredibile. Ma adesso che ci sono i fornetti elettrici a energia solare, magnetici, i forni magnetici, quando ti filano dentro, capito? Scintille dall'uccello. Allora, dopo la sfida delle ramasse, la città più pulita quasi. Scontro sui rifiuti di Roma. Zingaretti, si rischia la rivolta dei comuni dell'Interland. Come abbiamo denunciato noi.
è preoccupato, Zingaretti è preoccupato, si rischia la rivolta, ma voi come? Voi pulite Roma e non venite a pulire i nostri cessi pubblici? No, ecco, e quest'altro è ancora più bello, a suon di ramazze non sanno più che cosa fare, non sanno più che cosa si devono inventare. Allora questi si mettono una divisa gialla, io vorrei ricordare, sicuramente il buon Renzi non lo sa perché è uomo di grande cultura, certe cose non le sa, non le può ricordare, che a Firenze per tutto il Medioevo le puttane erano obbligate a vestirsi di giallo. Forse che fosse che quelle che vanno a fare queste pulizie sono puttane al soldo del PD. Caro Renzi, tu hai fatto i soldi mandando in giro dei poveracci, pagandoli 4 soldi a fare cascherini, a portare i foglietti di pubblicità nelle buche delle lettere. Ragazzo mio, allora fai una cosa, tu vai a pulire, puoi fare una cosa, prendi i fogli di carta lasciati per strada e mettili nelle buche delle lettere, sei più coerente col tuo passato. Renzi, consigliati che con Penny Smerdini e vedrete che tutti e due assieme, no, la terna. Aspetta, volevo dire una cosa. Manca solo Ubriatore, tutti e tre assieme. No, volevo dire un'ultima cosa a proposito del fatto della localizzazione dei sistemi di compostaggio e quant'altro dei rifiuti solidi urbani di qualunque tipo. A riprova di questa tardiva e fuori tempo massimo riporto la dichiarazione del consigliere delegato di Roma città napoletana, sì. Metropolitana di Roma capitale, cioè città metropolitana di Roma capitale, il signor Matteo Marunta, sì. Il quale conferma che finalmente in ossequio all'articolo 197 del decreto legislativo più volte citato 152/2006 la città metropolitana sta ora provvedendo a localizzare le aree idonee e non idonee ad impianti di rifiuti. Detta mappatura metropolitana è ben diversa dal vecchio piano provinciale dei rifiuti previsto dalla tacitamente abrogata legislazione regionale in materia di rifiuti. Essa non deve prevedere direttamente i quantitativi o l'ubicazione dei singoli specifici impianti e perciò deve rispettare taluni dei criteri dettati dal piano regionale oltre che il piano territoriale e provinciale di coordinamento. Le dichiarazioni del Movimento 5 Stelle e dello stesso segretario dei radicali italiani Riccardo Maggi credo vadano correttamente intese, nel senso che la Regione deve aggiornare al più presto il piano rifiuti Polverini del gennaio 2012. Nel frattempo però la città metropolitana non può stare più con le mani in mano. Il piano di rifiuti non poteva essere che di Polverini. Certo. Ed assistere ai nuovi giochi di Malagrottopoli. Sì. Ma deve avviare, come pare abbia fatto, la mappatura delle aree potenzialmente idonee e non idonee. Infatti sembra iniziata la legittima resistenza dei comuni coinvolti a partire da Cerveteri. Come si fa a dar torto agli amministratori e ai cittadini non romani che si vedranno localizzare sul territorio aree idonee ed impianti per decisioni che dovranno essere innanzitutto tecniche, ma non potranno essere cariche di valenza politica, da parte di organi, sindaco e consiglio metropolitano non eletto direttamente dai cittadini, come abbiamo detto fin dal 2014. Esattamente. E quindi che il TAR ha cercato in tutti i modi di deviare. Abbiamo dovuto denunciare il TAR, anche il TAR è responsabile di quello che sta facendo ora. No, tranquilla. Allora, voglio ricordare... No, è tempo di una marcia non violenta su Roma per la democrazia metropolitana, tanto per dirne una cosa. Sì, allora vorrei consigliare questi amici che stanno cercando di trovare dei posti dove mettere i rifiuti, a Cerveteri il posto è ideale, basta andare nelle tombe etrusche. Però cioè, quel territorio che è tutta una zona archeologica intensamente diciamo configurata e densamente impregnata di emergenze archeologiche di ogni genere, perché lì è stato trovato di tutto nell'area di ma cose importantissime a livello mondiale, che già uno solo di quei reperti sarebbe in la qualsiasi gioia paese del mondo di un museo a livello mondiale. Tu ci vai a fare la discarica della monnezza di Roma, ma li mortacci tua. Allora ve lo diciamo subito, qualora voi facciate questo veniamo anche noi, però vi lasciamo nella tomba, voi andate lì a portare nella discarica, noi vi ci mettiamo anche voi. Aspetta, facciamo sempre un po' di pubblicità al libro.
Il mio libro è in vendita. Per chi vuole, per pietà, per compassione, ce lo compri. Sì. Perché lo abbiamo gestito per anni questo. Non per 100, non per 50, ma solo ma per 25. Per 25, voglio rovinare. 25. Oh. No, un aspetta, altro articolo. Aspetta. Visto che ci siamo. Un altro articolo. Promuoviamo anche questo. Il vademecum per la gestione della cambiale sociale. Perfetto. Anche questo ci mi voglio rovinare al il modico prezzo di 10 euro. Va bene, vi voglio rovinare. Allora, continuiamo. Cari amici, guardate questo articolo. Ma guardate questo articolo. Eccolo qui. Ma che cosa succede? Che cosa mi tocca di sentire? Che cosa mi tocca di leggere? Le mani della mafia sui supermarket a Milano. Ma no! Una talpa dei boss nell'ufficio di Boccasini. Ma va! Cari amici, altro che no, striscia no. La notizia. No. Allora, lì ha detto, la signora Boccasini, come noi sappiamo bene, molti scheletrini negli armadi, molti. E noi l'abbiamo anche denunciato in più occasioni. Anche dal parrucchiere, quella che ritinge i capelli dei rossi. Non è che escono a caso questi. Sì. L'hanno scoperto adesso. È da 30-40 anni che la mafia sta investendo sui supermercati internazionali, sì, in Lombardia, in particolare. E voi mi venite a far credere alla storiella che all'improvviso, chissà com'è, incominciavano a dar fastidio. Eccolo qui, è lì il vero problema. Non che fossero infiltrati, ma davano fastidio. Leggete quest'altro articolo, sono cose meravigliose. Scoprono l'acqua tiepida, guarda. Quell'Italia in bilico tra sesso e corruzione. Che cosa ci vuoi dire di più? Ecco lì, l'hanno scoperto adesso. Questa è sempre Repubblica, i repubblicani sono bravi, repubblicani con la K in ogni caso. E a conclusione ci leggiamo invece per intero un articolo, perché questa cosa va detta e va ovviamente ripetuta. Ed è qui la cosa, perché è la più importante di tutte. Chi vuole avere informazioni ulteriori può acquistare quotidiano La Verità. La Verità di oggi, ovviamente questo video voi lo vedrete domani, ma se voi andate dal vostro giornalaio e chiedete La Verità di mercoledì 17 gennaio 2017, avrete questa bella sorpresa. Che cosa vado a leggere? Ratzinger costretto alle dimissioni da Obama, detto Obanana. E adesso ve la leggo per intero, perché... O meglio, Osama Bin Laden. Esatto. Obama Bin Laden. Sì. Non Osama Bin Laden, ma Obama Bin Laden. Ratzinger, oscure manovre finanziarie. Ratzinger costretto ad abdicare dal ricatto di Obama. La rivista Limes, la Casa Bianca voleva un papa contro l'integrazione eurorussa. Noi l'avevamo capito, è solo che fino a questo punto non ci eravamo arrivati. Dobbiamo dire grazie alla splendida rivista di geopolitica Limes, che alcuni ignoranti leggono Limes perché non conoscono il latino, che Confini, Limes, che ha finalmente spiegato come stanno le cose. E io, siccome un articolo relativamente breve, in conclusione di quello che abbiamo finora detto, leggiamo questo articolo. Udite, udite, forse i cattolici tradizionalisti, facile bersaglio di accuse di complottismo, tanto complottisti non sono. Nell'ultimo numero della rivista Limes, autorevole periodico di geopolitica edito dall'insospettabile gruppo L'Espresso, Germanio Dottori propone una sorprendente ricostruzione degli eventi che portarono all'abdicazione di Benedetto XVI. Secondo Dottori... Aspetta, va detto che questa cosa qua noi la sappiamo da almeno 2 anni, Va bene, no, la... Così io la sapevo così dettagliatamente io la sapevo da 2 anni. Allora,
così dettagliatamente. Non ne abbiamo mai parlato, ma questo io lo sapevo da almeno 2 anni. Secondo dottori, da una parte l'amministrazione Obama sarebbe stata troppo invischiata con l'Islam, attenzione, radicale, facente capo ai Fratelli Musulmani, mentre Joseph Ratzinger, già dal celebre discorso di Ratisbona, questa è la cosa importante. Ratisbona, ricordiamoci che c'è una valenza molto particolare, sì, nella storia della Chiesa. Sì, era diventato un capofila intellettuale dell'opposizione al fondamentalismo islamico. Allora io lo voglio dire, perché a questo punto io mi sono sempre chiesto per quale ragione Ratzinger avesse fatto quella dichiarazione così forte, così violente, violenta contro l'Islam. Adesso la sappiamo, era la risposta all'americanismo che aveva suscitato l'americanismo inteso come CIA asservita agli interessi di loro signori, di come Clinton e Clitoriden o Banana sono espressione a tutt'oggi, sono ancora quelli che tramano contro Trump, accusandolo delle peggio cose, anzi accusandolo di trescare con Putin. Obama Bin Laden è venuto qui e ha preso pure il dottorato ex cattedra, honoris causa, da parte di quelli, da banda di infami venduti ai più osceni poteri che sappiamo circolano in Italia da ormai 30-40 anni, anche di più. Quindi Ratzinger, in quel discorso che io ho criticato perché era troppo violento contro l'Islam, in realtà era la risposta alle pretese della CIA che aveva armato l'ISIS. Dall'altra, il presidente americano e il segretario di Stato era l'ultima difesa del cattolicesimo, quello sì, vero, sì, esattamente. Nei confronti dell'Islam e dell'ebraismo. Esattamente. Dell'Islam corrotto. Sapendo bene che quell'Islam lì era una creazione, certo, della CIA. Certo. Non avrebbero garantito il tentativo del Papa emerito di riconciliare la Chiesa Cattolica con il Patriarcato di Mosca. L'operazione è questa, quella vera geopolitica. La Chiesa voleva tentare, prima rispetto all'Europa, l'accordo, il ponte con Mosca, con la Russia, la riunificazione con la Chiesa originaria, attraverso la riunificazione col Patriarcato, ma il fine era quello geopolitico, Ostpolitik, non a caso gestita dal tedesco Ratzinger, nell'ambito di un progetto geopolitico di integrazione euro-russa sostenuto con convinzione dalla Germania e anche dall'Italia di Silvio Berlusconi, e su questo siamo perfettamente d'accordo. Gli istituti degli Stati Uniti avrebbero quindi messo in piedi una vera e propria congiura per portare alla caduta il governo italiano e costringere Ratzinger a rinunciare al soglio pontificio. L'arma di ricatto sarebbe stata soprattutto quella finanziaria. Alle campagne scandalistiche, caso Ruby per Berlusconi, ecco per quale ragione noi ci siamo detti tante volte come cazzo stanno tutto il giorno a rompere i coglioni con questa puttanella da 4 soldi. Ecco qual era la ragione vera. Lo sputtanamento e la delegittimazione di Berlusconi, esatto, che fino al 19 novembre del 2011 faceva resistenza. L'hanno attaccato prima con lo sputtanamento mediatico, poi con l'aggressione borsistica che in 3 giorni ha perso 150 milioni, certo, e giustamente ha detto ma a me che cazzo me lo fa fare, appunto, appunto. E ha detto vabbè, ritiriamoci momentaneamente, esattamente, vediamo, allora, aspettiamo momenti migliori. Esattamente. Gli Stati Uniti avrebbero quindi messo in piedi una vera e propria congiura per portare alla caduta il governo italiano e costringere Ratzinger a rinunciare al soglio pontificio. Questo non lo dice questo giornalista, ma uno dei grossi giornalisti di Limes, che sono tutte persone accreditate, molto accreditate. L'arma del ricatto sarebbe stata soprattutto quella finanziaria. Alle campagne scandalistiche, caso Ruby
per Berlusconi, Vatilix per Benedetto XVI, si sarebbero associate anche manovre più o meno opache, ossia la tempesta dello spread, il rischio che l'Italia fosse l'attacco allo York, tutto, il rischio che l'Italia fosse esclusa dai mercati finanziari internazionali, con le conseguenti impossibilità di rifinanziare il debito pubblico, e l'estromissione dell'Istituto per le opere di religione IOR dal circuito SWIFT. Deutsche Bank sarebbe stato... il circuito SWIFT che cos'è? Il circuito SWIFT... interbancario mondiale, diciamo, ecco. L'interscambio... Esattamente, che è seguito a un attacco pesantissimo contro lo IOR. Oh, non è che non avessero ragione, però è l'attacco che, capito? Queste persone qui sono tutte sull'orlo del precipizio. Tu vai una pinterella e il precipizio diventa una realtà. Però sta di fatto che l'attacco è avvenuto intenzionalmente contro queste forze. L'estromissione del circuito Deutsche Bank sarebbe stata indotta a bloccare. Io non ho mai capito però perché Berlusconi non abbia fatto resistenza. Perché non c'è in Italia, non c'è nessuno. No, perché lui dalla posizione con le sue televisioni poteva fare controinformazione massiccia 24 ore su 24 e in qualche modo rallentare. Rallentare relativamente. Io avrei al posto suo avrei combattuto. La sfiducia negli italiani è radicata in Berlusconi e ha perfettamente ragione. Nessuno ha obiettato niente contro quell'attacco, nessuno ha fatto un'ipotesi. Hanno speso miliardi di soldi dello Stato per accusare Berlusconi di essersela fatta con una puttanella da quattro giorni. Tra il 2010 e il 2017, o fino a quando, 2011, quando successe l'episodio della lettera della Banca Centrale Europea e le conseguenti dimissioni di Berlusconi, noi abbiamo fatto una serie di denunce, ti ricordi? Però in quel momento qualcuno di più diciamo attento e diciamo ha partecipato con noi, infatti ogni volta eravamo una decina di persone che sottoscrivevamo quelle denunce. Avevano capito. Quindi c'era parecchia, sì. Diciamo parecchia, fra virgolette, rispetto al fatto che siamo quasi sempre soli io e te o qualche altro disperato come noi, no, che è più attento, più sensibile, ma la maggior parte della gente pensa ai cazzi propri. Ecco, certo. In quel momento lì c'era invece un'attenzione maggiore da parte di un ristretto numero sempre di altre persone che si erano rese conto della evidente azione di coinvolgimento e stravolgimento delle istituzioni repubblicane e anche della geopolitica che era in funzione, tentativo di mettere in funzione in quel momento lì, esattamente, l'alleanza con la Russia. Non a caso Berlusconi aveva portato al G7, aveva tentato anche quella fusione, aveva invitato la Russia a entrare nella NATO, certo, con lo scopo appunto di creare dei punti d'incontro, eccetera. Non a caso Putin si è sempre dichiarato amico personale di Berlusconi. Sono tutta una serie di fattori che noi capiamo oggi meglio di prima, perché prima noi avevamo delle intuizioni, adesso abbiamo delle certezze. Se l'ha scritto l'IMES sono certezze. Io se fossi stato Berlusconi avrei diciamo puntato i piedi, non avrei accettato pusillanimamente. Proseguiamo. Deutsche Bank sarebbe stata indotta a bloccare il funzionamento dei bancomat in Vaticano, servizio curiosamente ripristinato subito dopo l'abdicazione di Benedetto XVI. Per me questa è la frase più interessante di lui. Quello che è un coinvolgimento dell'amministrazione Obama nella sostituzione di Ratzinger, che formalizzò il gran rifiuto il 10 febbraio 2013, con un papa più gradito ai democratici USA come Jorge Mario Bergoglio, è un sospetto che aleggia già da qualche tempo negli ambienti tradizionalisti. Non a caso il signor Jorge Mario Bergoglio ha molti scheletri nell'armadio per il periodo che riguarda la scelta dei colonnelli argentini. Moltissimi scheletri, capito? Che sono elementi di ricatto nei confronti di Corne. Non solo. Del gesuita. Ma che ha in quel periodo comunque stretto sicuramente alleanze con lor signori. Esattamente. Due giorni dopo l'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca,
il 22 gennaio di quest'anno, la rivista The Remnant aveva pubblicato una lettera aperta al nuovo presidente, firmata tra gli altri dal direttore Michael Matt, dall'ex tenente colonnello dell'esercito David Saunier e dal presidente dell'Associazione dei giuristi cattolici americani Christopher Ferrara. Gli autori chiedevano al presidente di istituire una commissione d'inchiesta per indagare sul ruolo della precedente amministrazione nella clamorosa abdicazione di Benedetto XVI, facendo ma seguito. Io non ho mai, tranne Celestino V, non è successo, che poi sappiamo che anche Celestino è stato l'unico altro papa di cui si sa il bene che andremo cari amici a fare un video dove fu tenuto in cella Celestino V, il castello di Fumone. Allora, la Celestino V fu indotto alle dimissioni, minacciato da Bonifacio VIII e la congrega dei banchieri che esatto, controllavano il Vaticano all'epoca. Poi fu indotto. E lui addirittura cercò di svincolarsi da questo controllo stretto sotto cui l'avevano sottomesso e fuggì sul Gargano e fu rintracciato dopo un inseguimento di giorni, all'epoca andavano addosso di mulo, e fu riportato appunto al castello di Fumone, dove fu imprigionato senza neanche processo, nessun processo, e non aveva compiuto niente quel povero disgraziato, aveva solo aveva cercato di essere un buon cristiano, nel senso buono del termine. Ma scusa. Dopo circa un anno di sevizie e di torture, poverino, fu morso pure lui. No, morse. Allora, ma è un altro corpo quello che l'ha carcerato a Celestino. No, così lo stesso succede con questo Benedetto XVI. Esatto. Pure lui è stato costretto alle dimissioni. Non è che ha voluto dare dimissioni, perché fra l'altro la legge principale dello Stato del Vaticano, fondamentale, la legge fondamentale dello Stato del Vaticano dice che il Papa è sovrano fino alla morte. Esattamente. Quindi non c'è abdicazione. Esatto, non è possibile. E infatti il signor Papa è ancora Papa. Vero Papa. È ancora, solo ancora Papa. L'altro dice che è vescovo di Roma. Sì, esattamente. E non solo è ancora Papa. E anche lì è nei riti veramente significativi è sempre presente e vestito di bianco. Ricordiamocelo. Sì, sempre. Sì. Allora, della Corona, facendo seguito ai documenti diffusi da WikiLeaks, che aveva pubblicato alcune mail in cui il responsabile della campagna elettorale della Clinton, John Podestà, rivelava di voler innescare una primavera cattolica, una rivoluzione che rovesciasse gli equilibri di potere nella Chiesa in favore dell'area modernista. Ricordiamoci sempre che i presidenti degli Stati Uniti sono tutti nobili, non ce n'è uno che non sia nobile. Ricordiamo, e soprattutto sono 32 di loro sono imparentati tra di loro. Ricordiamolo sempre, che non è una repubblica, è un regno, è una monarchia, ad esclusione del Niger. Non monarchica. Ad esclusione del Niger. È un parvenire, sì. È un adottato. Certo, è un fantoccio messo lì a esattamente. Ogni tanto lo mettono qualcuno di quelli che serve solo come simbolo. Nella trama. Ma nella realtà poi non comanda il caso. È importante qui, portate la conclusione. Nella trama potrebbero essere stati coinvolti l'immancabile George Soros e quei cardinali progressisti, da Carlo Maria Martini a Walter Kasper, che già dal conclave del 2005 avevano individuato in Bergoglio il loro candidato. Sulla crisi, ricordiamoci che quando fu eletto Benedetto XVI ha battagliato anche il Jorge Mario Bergoglio fino all'ultimo, non ci ricordiamo mai. Certamente. Quindi già ci avevano provato nel 2005. Ricordiamoci che il santuomo cardinale Martini era anche lui gesuita. Sulla crisi del governo italiano nel 2011, altre fonti avallano però una ricostruzione diversa. Per Alan Friedman, che è dei loro, e lo stesso Silvio Berlusconi,
sarebbe stato l'asse franco-tedesco a volere la sua testa, mentre Obama si sarebbe opposto al commissariamento dell'Italia via Fondo Monetario Internazionale. Quindi noi temevamo anche di essere commissariati, capito? Germano Dottori, interpellato dalla Verità, la pensa diversamente. Attenzione a quello che dice Germano Dottori, l'autore di questo articolo eccezionale pubblicato su Limes. Cosa scrive in risposta alla domanda della Verità? Germano Dottori. Né Berlino né Parigi hanno il potere di cambiare i governi in Italia. Gli USA sì. E l'attacco di Obama a Berlusconi cominciò nel 2010 con un'intervista al Corriere in cui definì il Premier un ex amico dell'America. Vedete che tutto torna, cari amici. La condotta futura degli Stati Uniti nei confronti della Chiesa è ancora da decifrare. Sembrava che Steve Bannon, ex braccio destro di Trump, avesse stabilito un'intesa con la fronda conservatrice guidata dal cardinale Raymond Leobart, ma il suo allontanamento, secondo alcuni preteso da Ivanka e da suo marito ebreo, che sarebbe in affari con Soros, potrebbero determinare la chiusura di questo canale di comunicazione con l'area tradizionalista, sebbene i trascorsi di Francesco con Trump non siano idilliaci. Durante la visita in America del settembre scorso, noi lo sappiamo perfettamente, Bergoglio è la proiezione in Europa attraverso la Chiesa del potere dei finanzieri che hanno nel Negrito e nella Clinton i loro esponenti nella classe politica. In realtà sono i soliti, sono loro signori. Bergoglio si era praticamente lasciato andare a un endorsement per Clinton. L'ultima volta che Bergoglio è andato in America è andato per fare la propaganda elettorale alla Clinton, detta e soprannominata Clitoridon. Per Dottori comunque Bannon stava cercando di imporre a Trump una visione estranea al precedente, pragmatico e non ideologico, legato casomai ai New York values e non certo ai circoli cattolici più integralisti. Così, in vista dei loro incontri in Vaticano, programmato per il 24 maggio, Trump e Francesco potrebbero stupirci ancora.